Bentornati e benvenuti nel mio canale Il Mondo di Jerry. Oggi finalmente Inghilterra-Italia. Che dire ragazzi, la formazione è sempre 4-3-3, ovviamente Di Marco non è Emerson, non è Spinazzola, ma quanto pare Mancini sta cercando più palleggio. La formazione di seguente è la seguente, infatti Di Marco, Acerbi, Gatti, un nuovo difensore, ex Frosinone che ha acquistato appunto dalla Juventus, e parlerò a breve Di Lorenzo, Pessina, Frattesi, Pellegrini, Scamacca, Tonali, Locatelli. Beh, che dire, innanzitutto le occasioni sono a vantaggio nostro, però il pressing è molto buono, infatti abbiamo limitato le azioni inglesi all'ottavo minuto dalla palla di James, al 17° minuto Rice sul calcio d'angolo, la palla con precisione, pieno collo ma finalmente tira fuori. E al 39° minuto ancora James prova un tiro a giro ma Donnarumma c'è. Per quanto riguarda l'Italia ne ho contate ben 1, 2, 3, 4, 5 perché sono state tutte sul finale. Infatti al quarto minuto c'è stata una grandissima chance per Frattesi, ma ovviamente c'è stato magari all'inizio un po' freddo, palla fuori, ahimè. Al 24° minuto c'è stata una bella parata, però anche qui gli spazi ci sono, riusciamo a palleggiare molto bene. Una Italia molto diversa con Emerson e Spinazzoli, perché troviamo spazio, tempo, cambio gioco, centravanti, Scamacca si fa sentire molto agile, ci sta, ok, mi piace, anche perché infatti Scamacca si riserva un tiro al 40°, ma ahimè il portiere inglese è presente. Ancora uno sbando inglese al 43°, Pessina e anche Locatelli, anche molto dopo anche Locatelli sbaglia, però il portiere inglese attivo c'è, non si fa abbattere dalle pressioni italiane. Una squadra che a mio parere ci sta con la testa, ci sta col gioco. Ora vediamo le soluzioni. Sembra naturalmente, a mio parere, sempre, io ripeto, non ho mai fatto calcio, sto cercando di migliorare sempre di più a calcetto e a qualche torneo a calcio, quindi posso dire, Gatti mi ha stupito, nel senso, ho sbagliato due volte perché ovviamente essendo magari il prima convocazione nazionale, a posto di giocarla magari con Di Lorenzo che taglia verso il campo, però Gatti ha preferito buttare la palla due volte, poi è stato richiamato lo stesso Mancini e digli guarda, stai più vicino e gioca, stai sereno, stai tranquillo che hai le capacità per stare in nazionale. Quindi per me salgono Gatti e Pellegrini, l'ho visto un po' abbattuto, non è come nell'Ungheria, forse un po' stanchetto, però sinceramente ci sarà anche l'occasione magari fare delle turnover, perché in panchina scalpitano per entrare. Quella cosa che mi dispiacerebbe, come si verifica in tantissime partite, la beffa. Questa non è una partita classica che tutti si rinchiudono, come la Macedonia del Nord oppure la stessa Ungheria, anzi è una partita molto equilibrata, ripeto, buon pressing italiano molto collettivo sugli inglesi, perché infatti non gli fa girare, non gli fanno girare appunto, e per questo riescono ad avere anche un ottimo ritmo di passo, anche di fiato soprattutto,
Per me, chi può salire? Gatti, scamacca, frattesi, Pessina e Locatelli, e poi infine, perché ovviamente tutti collaborano, non soltanto uno, in quest'ordine secondo me stanno impattando di più. E alla fine un po' Di Lorenzo, Tonali, Pellegrini, ripeto, un po' spento. Ma comunque vediamo cosa succede nel secondo tempo. Sì, nel secondo tempo. Di certo che le squadre, al di là che si sono allungate, non ci sono stato più quel studio di tecnica, passaggi, spazi e tempi. Le squadre si sono allungate e si sono viste diverse occasioni. Certo è che la stanchezza è subentrata, ovvio, hanno una partita ogni 3 giorni e ovviamente chi adopera appunto una Serie A nazionale, una Serie B nazionale. Infatti l'Inghilterra nel secondo tempo ha messo il CT, ha introdotto tutti i giocatori di nazionale inglese di Serie A e non ho notato una differenza rispetto alla nostra nazionale che ha appunto giovani appena introdotti. Beh, che dire, salgono secondo me Pessina perché si è sacrificato molto, l'ho visto molto correre fino alla regione di Di Lorenzo. Comunque il secondo tempo è iniziato con battute di Sterling fuori. Di Marco all'inizio è un po' timido perché anche lì, nel momento in cui Sterling al 54esimo, non mi è piaciuta tanto la pressione, però Di Marco si è rifatto con belle percussioni fino a fondo campo, difatti è uscito con crampi. E quindi ha capito dove era stato il suo errore. Quindi buona fiducia, bravo, bravo. Ovviamente i cambi tra Esposito, Locatelli, Gnotto, Pellegrini, poi tutti i giocatori di Serie A della nazionale inglese, Kane, Phillips, Bowen e Saka, non li abbiamo fatti accendere il loro motorino, ecco. Quindi va bene così. Un'occasione di Di Lorenzo, bel cross, ma ahimè al 61esimo non è entrata. Al 69esimo la stessa cosa. Gnotto ci prova, si gira molto bene, ma ahimè fuori. Si vede un buon pressing, Mancini l'ha studiata molto attentamente, buon pressing corale e collettivo da parte della nostra nazionale italiana. E che dire ragazzi, noi ci vediamo martedì prossimo col ritorno contro la Germania, recentemente finita 1-1, però sappiamo che possiamo fargli tanto male e dobbiamo crederci perché abbiamo fiducia con questi giovani e possiamo ancora farcela e almeno conquistare il trofeo della Nations League, visto che in estate abbiamo preso il podio del terzo posto contro il Belgio. Potremmo fare di più contro la Spagna fino ad arrivare la Francia. Ahimè. Vabbè, comunque questo è successo nel secondo tempo. Nell'altra partita è finita 1-1, quindi siamo anche i primi come girone della Nations League. Dobbiamo ringraziare Mancini che sta dando fiducia e ha studiato molto bene, quindi un bel voto 8 a Mancini. E io che non do tanti voti in questa occasione, ma a Mancini glielo do un buon 8. Tonali, Gatti e Pessina, secondo me, sono stati bravi, fiduciosi, coraggiosi, temperanti, ottima prospettiva per il futuro. Noi regaliamo un sorriso iscrivendoti al canale, noi ci vediamo nel prossimo video. Ciao!